Ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di Android 1 e oggi vi farò un tutorial come salire sull'overboard. Prima di cominciare vi invito a lasciare almeno 20 o 30 mi piace. 20 mi piace, dai, va bene. E dopo questo sono i calzini, vabbè, dopo questo possiamo cominciare. Ok, raga, va bene. Innanzitutto si accende. L'abbiamo già accesa, vedete? Ok. Non è che bisogna salirci così. Così e poi aspettare, vedete? Questo, se voi non siete abituati, questo qua fa così e voi cadete. Vabbè, ok. Voi fate così. Abbiamo provato un po', poi non ci deve essere una persona davanti a voi, in quanto siamo lì. Siamo a 1:10, ok. Non ci deve essere, ah, io mi sono fatto male. Non ci deve essere nessuno davanti a voi, se no quando voi salite rischiate di cadere in avanti perché la persona che viene così rischia di cadere e vi sbilancia in avanti. Voi dovete reggervi tipo da una parte, così, non è che dovete aspettare mezz'ora prima di salire, no, dovete, zitto, dovete fare tutto di colpo così e inserite l'altro e trovare l'equilibrio. Per andare avanti bisogna divaricare e divaricarsi, andare con la vita in avanti, piano 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 all'inizio. Vi girate, questo qui avanti, questo altro qui in avanti, questo qui dietro, girate, lasciate tutto, la stessa cosa. Poi appena avete, vi siete un po' abituati, cominciate a fare così. Girate e prendete. Potete andare a marcia indietro giusto per, fate così. No, cioè io sto ballando adesso. Fate così, fate. Ok. Poi l'atterraggio, sì, sempre così oggi. Per scendere dall'overboard, vi tenete sempre qui e per oggi fate così e poi subito dopo, cioè, fate così, poi lentamente scendete, perché vedi, va indietro, non riuscite mai a scendere veloce, uno dopo l'altro, resta normalmente uno e dopo l'altro, vedete? Ok, parliamo un po' dell'overboard, spegniamo. Allora mi avvicino un po', se no. Ok, allora l'overboard, allora tante persone dicono che la batteria, sì, l'ho già rovinato, ok? Tante persone dicono che la batteria duri un giorno. Non è vero. Cioè, se tu lo usi tutto un giorno, sì, dura un giorno. Però non è vero che dura tutto un giorno. Perché? Allora, ora vi spiego. Dipende voi, mi siedo. Dipende voi, dopo dipende da voi quando lo usate al giorno. Tipo io al giorno lo uso 15-20 minuti e diciamo per 15-20 minuti al giorno mi può durare 2-3 giorni questo qua. Ci esco anche un po' con gli amici e vedete, comunque io un giorno, cioè in un giorno, questo qui lo uso da, lo carico dopo 2-3 giorni. Infatti, raga, guardate, è da 2-3 giorni che lo uso, guardate, dipende quanto lo usi, la batteria è ancora verde. Ok. Pesa tanto. E leggiamo le istruzioni qua. Ok. Ah, infatti, vedete? Ora vi faccio vedere. Un attimo, vi leggo un attimo una cosa. Qua
scritto attention e attenzione, non so se si dice proprio attention. C'è, vabbè, un omino che c'è scritto, intanto questo è Smartix, c'è scritto leggere le istruzioni, io non le ho lette perché sapevo già come andarci. Poi non ci si va. Aspettate che. Poi non ci si va in due. Poi non si fa così con l'overboard, se no rischiate di cadere. Poi non bevete oppure robe varie, non so proprio se è così, non bevete robe varie, però questo qua rischiate di tipo spaccarvi un osso. E qui utilizzare sempre il casco, qua c'è fuori, io non lo uso perché so già come andarci. Ebbene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi sia piaciuto? Ah, dimenticavo di dirvi queste cose, aspettate che mi avvicino un po'. Queste cose qui sono protezioni e vanno messe prima di usarlo. Io l'ho usato prima, cioè io l'ho usato prima di metterle, e se io trovo adesso queste è tutto sgraffiato. Però la ricarica è questa, va ricaricata tutta la notte, l'accensione e spegne. Allora, voi ditemi cosa serve. Allora, io l'accendo, poi fa strumo, io l'accendo, sono proprio così, e vedete? Io non tocco niente, fa questo, spiegatemi perché, poi faccio così, vabbè, così lo spengo. Però spiegatemi perché quando faccio così, dopo così, spiegatemi perché non si spegne e veniva col simbolo. Ok, aspetta, vediamo se lo faccio rivenire. Beh, io ho cliccato due volte all'inizio, non si è spento. Spiegatemi nei commenti perché. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, mandatemi un commento o un mi piace. E niente, seguitemi su Instagram, mi chiamo Nitya, sotto ci dovrebbe essere scritto Andrea Pannone 1. E vabbè, questa è una foglia che mi si è incastrata in questa ruota, non riesco più a toglierlo. E che dire? Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e niente, mettetemi la richiesta su Facebook se volete e niente, che devo dire? Niente. Ah, vabbè, questa. Mandatemi la richiesta su Facebook, però prima di mandare la richiesta scrivetemi in un messaggio. Che tu che stai guardando, che sei un mio fan. E niente, io così l'accetterò, se no non l'accetto. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, l'ho già detto, e mettete 20 mi piace. Iscrivetevi al canale e ciao 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 ciao, ciao. Beh, ragazzi.